buongiorno a tutti. Ragazzi, alcuni di voi mi avete chiesto un po' su come faccio le onde sui capelli e qui sul canale ho già un video che ho fatto qualche tempo fa, però ho usato la piastra, niente, ieri sera ho lavato i capelli, ho dormito così, ragazzi, stamattina mi sono svegliata proprio così. Però adesso passo un attimo con il ferro, questo è un ferro di GHD. E nulla, il procedimento è molto semplice, io che ho capelli corti farò più in fretta, ma per chi ha il capello un po' lungo basta seguire un po' il meccanismo di come fare i boccoli. Credo che qua su YouTube ce ne sono una marea di video tutorial. Questo non è un video tutorial, ma vi spiego un attimo come faccio sui miei capelli, quello che funziona per me. Allora, dalla parte destra, che sarebbe la vostra sinistra, se non sbaglio, allora così dovete sempre fare lì dietro, no? Il ferro così dietro i capelli, guarda, e passare sempre lì dietro così, e io di solito lascio un pochettino la punta del capello fuori per non fare l'effetto boccolo. Allora, non è proprio un boccolo perché ho lasciato la punta fuori. Questo modo di lasciare la punta fuori fa sì che i capelli diventino onde ma non boccolo. Se voi volete proprio il boccolo, quindi rotolate proprio tutti i capelli. Questo ferro ha un guantino, di modo in cui non brucerei le mie dite. Siccome sono abituata, siccome non devo andare fino in fondo sulla punta, non ho bisogno del guantino. Quindi si va a prendere un'altra sciocca, si va a prendere un altro po' di capelli e fare lo stesso procedimento. Allora, vedrete che lascio sempre la puntina fuori. Ecco, questo è il segreto per non fare boccolo ma onde ai capelli. Altri qualche secondo. Guardate, non è proprio un boccolo ma è un effetto onde. Poi qui dopo andiamo a sistemare un po' per bene. Io faccio un po' a caso perché mi piace più l'effetto di una cosa fatta a caso che dei capelli precisi così. Allora, qui sotto è un po' difficoltoso perché ho i capelli molto corti. Se non siete pratiche, ragazzi, fatevi aiutare perché forse è meglio. Allora, io sono già pratica perché non faccio questo da oggi, faccio da sempre, cioè da sempre, da qualche anno. Quindi attenta all'orecchio perché è facile che vi bruciate. Qui è veramente facile che vi bruciate. Fate questo lavoro qui, ragazzi, con attenzione perché sennò rischierete di bruciarvi le orecchie, le dita, il collo, la faccia. Perché questo è un ferro molto pericoloso, dovete sapere usare. Quindi questo è uscito un po' così perché la punta l'ho tenuto. Vedrete che bisogna saper tenere la punta. Avete visto? Non ho fatto attenzione, quindi è uscito un po' così. Ma poi penso che andrà a posto. Fa niente, dopo sistema.
Questo, anche questo. Allora, tenete il ferro verso il basso, assolutamente verso il basso, perché se tenete storto il boccolo esce tutto storto. Allora, ragazzi, ho finito di sistemarmi i capelli. Allora, i capelli, essendo molto corti, non sono riuscita a fare un bel lavoro. Poi, tra le altre cose, ho questa frangia qui che c'ho il ciuffo molto, non so neanche come spiegarvi. E niente, spero che questa frangia mi cresca al più presto possibile perché io possa fare tutte i miei boccoli, le mie onde. Comunque state attenti, veramente, bisogna fare con molta tensione. Adesso io ho qui tutto il casino, adesso vado in cucina a sistemare un attimo perché abbiamo mangiato. Aspetta Veronica, cosa stai facendo? Allora ragazzi, visto che io sono in cucina, sistemo un po' la cucina. Poi, allora, il motivo per cui non abbiamo fatto i piatti è che io voglio fare la pulizia nella lavatrice. Adesso finisco di svuotare la lavastoviglie e voglio lavarla. Allora, lavarla intendo mettere il prodotto cura lavastoviglie e una volta lavata, sistemata. Poi faccio i piatti, magari li faccio a mano. Allora, ho preso il prodotto per la lavastoviglie. Allora, istruzione per l'uso. Vediamo un po'. La lavastoviglie deve essere completamente vuota. Togliere la linguetta, svitare il tappo, mettere, poi qui c'è scritto, inserire il flaccone capovolto nella re, strelle, nella... Allora, avviare il programma con di lavaggio di almeno 65 gradi, sarebbe come magari... Un programma normale che si lavi i piatti. Allora andiamo a fare quel che chiede. Allora ragazze, sono passate praticamente 5 ore dall'ora che vi ho fatto vedere la lavastoviglie. Sono già un quarto alle 8, no, 10 minuti alle 8, i piatti sono ancora qui perché dovevo mangiare ancora. Allora, vi faccio vedere brevemente la lavastoviglie. Il ciclo è finito e il lavaggio è stato fatto. Vi faccio vedere brevemente com'è venuta la lavastoviglie. Allora, vediamo il filtro. Allora, i filtri sono puliti perché in settimana l'avevo lavato, ma non era neanche sporco. Però vi faccio vedere comunque. Allora, qui è il sale, come sapete bene, ci va il sale, è già pronto perché l'abbiamo riempito. E adesso tolgo il filtro un attimino, perché dovevo farlo anche questo. Però la lavastoviglia tutto sommato è pulita perché non c'è tanto sporco. Darò una sciacquata veloce. E anche questo, vabbè, questo non è sporchissimo, anzi è pulitissimo. Allora ragazzi, lavo un attimo il filtro, come avete visto non è neanche sporco, anzi è pulitissimo perché non c'ho gran sporco, è così. C'è
grani sporchi. Questi qua stranamente sono i puntini della pastiglia, del sapone, non so. Adesso vieni qua, Veronica. Dobbiamo cucinare insieme io e te. Vieni qui. Allora, ragazzi, intanto faccio la lavastoviglie. Scusate un po' i rumori, ma siamo tutti qua in cucina e quindi è ora della cena. Allora, ragazzi, volevo dirvi che sempre quando metto i piatti nella lavastoviglie cerco sempre di togliere il più sporco possibile, per far sì che la lavastoviglie non si sporchi tanto. Però non sono l'unica a farla qui a casa, quindi gli altri magari non fanno molto attenzione e capita che mettono i piatti sporchi. E quindi se mi vedrete lavando un po' è perché io ci tengo a togliere un pochino dei piatti. Sono già le 10:30, mi sono persa col vlog, quell'ora lì eravamo tutti in cucina, c'era un po' di casino e poi ho spento la telecamera e dopo non vi ho più ripresi, ecco, quindi niente, volevo mandarvi un bacio grande, salutarvi, spero che il video vi piaccia. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, lasciare un commento e un like. E nulla, ragazzi, buonanotte e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.